Presidente, come al solito io devo evidenziare una serie di strani comportamenti. Io leggo una serie di parole che sono state già ripetute in quest'Aula. Subentrati motivi ostativi. Ci dice che il motivo ostativo era la norma, ci si risponde che la norma non è un motivo ostativo e ci si dice stamattina in quest'Aula che quella delibera dovrà essere, se il Consiglio vuole, integrata salvaguardando gli standard occupazionali. Ce lo si dice stamattina. Un atto che è stato detto, la Giunta lo pone al Consiglio. Quindi non l'ottimo Lanzano che non vedo nemmeno presente, poverino, come diceva Iovice, non. Quindi questo nella delibera non c'è, quindi bisognerà poi introdurre eventualmente, se il Consiglio è d'accordo, una gara nella quale si deve imporre, tra virgolette, a chi la vince di mantenere uno standard occupazionale che a quanto si sente dal pubblico bisognerebbe capire qual è. Atteso che non sono stati assunti. E allora quest'Aula deve fare una riflessione più approfondita che io non ho sentito, ahimè, nelle riflessioni di chi mi ha anticipato e che si pregia il ruolo di dare all'opposizione sin dalla elezione e non come noi dopo. Questo è un atto che è, o come dice il segretario, diamo per scontato sia della competenza del Consiglio, ma che evidente sia un atto dove c'è una maggioranza che deve scegliere cosa fare di un tesoro che è nelle mani dell'Eta. E l'opposizione si può articolare, quella, diciamo, quella
di chi